Ciao e benvenuti in questa lezione. Io sono Simone Caloni, sono coach ufficiale della Bigluga International Consulting e manager del reparto Marketing e Media Buying. Come manager, infatti, ho realizzato il protocollo evolutivo insieme al mio team che va a trasformarti da semplice media buyer che prima magari lanciava le campagne senza sapere cosa realmente stava facendo e senza avere un occhio di riguardo verso la strategia. Oggi invece ti trasformerai in un lead generator d'assalto e avrai contezza di quello che stai facendo e capirai esattamente come portare un risultato monetario, okay? Che è la cosa che più di tutte interessa a imprenditori e liberi professionisti nel momento in cui si approcciano al mondo delle Facebook Ads, Google Ads, eccetera. Quindi il nostro focus è quello di portare un risultato monetario ai nostri studenti, ai nostri imprenditori, per far sì che continuino a crescere come azienda e continuino a ottenere risultati positivi. Quindi ho voluto regalarti questa lezione proprio perché ho sentito l'esigenza di crearla, perché moltissime persone ce lo stanno chiedendo, quindi moltissimi ci scrivono: ma come riesco a integrare il Conversion API in modo semplice? Ecco una lezione dove ti spiegherò esattamente quali sono i passaggi per andare ad integrare il Conversion API, che è lo strumento che ci serve per andare a tracciare in modo più dettagliato, in modo più preciso le conversioni su Facebook Ads, e andiamo ad integrare attraverso Zapier. Quindi, goditi la lezione durerà all'incirca, penso, una quindicina di minuti, quindi ti invito a visitare la sales page www.protocolloevolutivo.com, e se guardi questo video dopo il 31 maggio, che è la data di chiusura del percorso protocollo evolutivo, ti invito a contattare il numero verde 800 303 666 e scoprire quali percorsi sono attualmente attivi e come accedere al protocollo evolutivo. Ti lascio in buone mani, ti lascio alla lezione, ci vediamo tra poco all'interno del mio computer. Ciao, benvenuti in questa video lezione dove vi mostrerò come andare ad integrare il vostro Conversion API attraverso Zapier. Sono qui all'interno di un business manager di prova, un business manager che viene utilizzato per fare dei test, cose anche particolari che però non ci interessano ai fini di questa lezione. Per andare a creare il vostro Conversion API basterà andare su Strumenti, Gestione Eventi. Una volta caricato la gestione eventi, ci servirà semplicemente andare su questo più. Adesso ho aperto dei pop-up. Basta andare su questo più verde, collega l'origine dei dati. Clicchiamo e ci apre una schermata dove ci fa scegliere che tipologia di origine dei dati vogliamo andare ad integrare. Quello che a noi interessa è semplicemente l'origine web. Quindi collega il tuo sito web per condividere le attività che si verificano online, tra cui le visualizzazioni dei contenuti, le aggiunte al carrello e gli acquisti. Quindi andiamo a selezionare web e qui ecco che Facebook ci fa scegliere tra API conversion o pixel di Facebook. Ora facciamo una piccola premessa. Solitamente si va a spiegare solamente il discorso del pixel. Con l'API conversion in realtà noi andiamo a creare comunque un nuovo pixel, vedremo adesso come, però quello che noi interessa è vedere come andare ad integrare il nostro API conversion dato l'aggiornamento a iOS 14. Quindi selezioniamo API conversion e connetti. Come vedete, come vi dicevo prima, assegna un nome al tuo pixel. Eccoci qua. Crea un pixel per i tuoi eventi server inserendo un nome del pixel. Gli eventi web mediante l'API sono collegati al nome di un pixel ed elaborati come eventi del pixel, pertanto puoi usarli nelle misurazioni e nel report delle ottimizzazioni. Perfetto, allora basterà inserire il nome e noi andiamo a scrivere semplicemente in questo caso API test, ok. Controllo del tuo sito web per opzioni di configurazione semplice e facoltativo. Non ci interessa in questo caso, è facoltativo. Io premetto che qui sto facendo un test, sto creando tutto da zero, poi ovviamente andrete a declinare quello che è spiegato in questa lezione per il vostro caso specifico. Quindi qui andrete a controllare il vostro sito web. Io adesso non ho neanche un sito web sulla quale controllare perché non l'ho ancora proprio creato, ok? Per fare questo esempio, questa prova.
Quindi clicco semplicemente su continua. E ci ha creato il nostro pixel. Ecco l'API conversion. Scopri come le persone interagiscono con la tua azienda in modi che il pixel da solo non può misurare. Questo praticamente ci spiega che noi tramite l'API conversion, tramite l'API conversion, possiamo andare a integrare anche altri strumenti, quali un CRM o altri software più specifici, che ci consentono di andare a tracciare anche eventi che normalmente il pixel non riuscirebbe a tracciare. Ad esempio, ipotizziamo che noi utilizziamo le nostre campagne Facebook per raggiungere il nostro pubblico e fargli compiere un'azione di conversione e trasformarlo in un lead. Questo lead poi magari viene invitato a una presentazione dal vivo dove acquista mediante carta o contanti attraverso uno sportello di cassa, ok? Il nostro registratore di cassa è collegato al nostro CRM sulla quale abbiamo inserito il nostro API conversion ed ecco che comunque ci va a tracciare quella transazione da dove è arrivata, quindi da un determinato lead che è arrivato da una determinata ads. Quindi questo è il significato ed è l'utilizzo specifico dell'API conversion. Qui ci dice anche come funziona. Mentre il pixel di Facebook invia le attività online tramite il browser web utilizzati dai tuoi clienti quando visitano il tuo sito web, l'API conversion ti permette di inviare le attività direttamente dal tuo server. In questo modo hai un controllo maggiore sul tipo di attività che puoi misurare sia online che offline. Configurazione. Crea istruzioni personalizzate e dettagliate per l'invio delle azioni dei clienti che desideri misurare attraverso l'API conversion. Quindi segui queste istruzioni o inviale a uno sviluppatore per completare l'implementazione. Ti mostreremo i nostri consigli di tanto in tanto. Ok, configura. E qui ci dice implementa l'API manualmente oppure usa un'integrazione di partner. Allora, in questo caso specifico, come vi dicevo, questo è un business manager creato apposta per fare dei test, addirittura è un business manager che non ha l'indirizzo email registrato, ok? Quindi c'è necessità ancora di aggiornare l'indirizzo email e non mi dà neanche la possibilità di installare il codice manualmente in questo caso. Io comunque volevo farvi vedere come andare ad inserire il conversion API, come andare ad integrare il conversion API attraverso Zapier. Quindi clicchiamo su Usa Partner e clicchiamo su Zapier. A questo punto gli dobbiamo autorizzare il collegamento. Ok. Effettua il collegamento con Zapier. Quindi abbiamo semplicemente cliccato su Autorizza il collegamento. Qui io perché... in realtà Zapier l'ho già collegato a questo account, a questo business manager per altri test, quindi non mi ha chiesto niente, ma normalmente ti chiederà di autenticarti direttamente su Zapier per dimostrare che effettivamente quell'account è collegato a questo account Facebook. Quindi andiamo avanti. Completa la configurazione, segui le istruzioni sul sito web di Zapier, ok. Qui lui ci dice che l'integrazione in realtà è già avvenuta, quindi abbiamo già autorizzato Zapier a lavorare con Facebook, però ovviamente non traccia niente perché in questo momento l'integrazione è avvenuta solamente su Zapier. Quello che noi dobbiamo andare a fare adesso è utilizzare Zapier come ponte tra Facebook e ad esempio ClickFunnels, ok? Quindi qui cliccando su Vedi le istruzioni mi aprirà una pagina di informazioni che ti invito di andare a consultare per capire esattamente come andare ad integrare magari il tuo autorisponditore, i tuoi software di creazione di opt-in, eccetera, eccetera. In questo caso però io clicco su fine e vado avanti. Allora, io ho creato quindi, questa la possiamo chiudere così, che mi dice semplicemente delle modifiche dei siti web. A questo punto io non devo fare altro che andare su testa gli eventi, che è la schermata che mi interessa perché c'è questo codice. Questo codice mi servirà tra poco per andare a testare se effettivamente tramite server compaiono gli eventi, ok? Gli eventi di conversione. Andiamo quindi sul nostro Zapier, io sono qui sull'account Zapier, andiamo a nominare il nostro Zapier, lo chiamiamo ClickFunnels conversion API
Lead. In questo caso andiamo a creare l'integrazione per registrare un nuovo lead, ok? Quindi qui ci basterà andare a cercare ClickFunnel, eccolo qui. Ci chiede quale evento deve far scattare questo trigger, quindi deve far scattare questo zap. E noi andiamo a selezionare una nuova attività di contatto. Continua. Qui ci fa scegliere l'account. Ovviamente qui, se non hai mai fatto un'integrazione con Zapier, ti chiederà di autenticarti, quindi è molto facile. Semplicemente ti chiederà di accedere e di inserire dei codici, quindi è molto molto semplice. Continua. E andiamo a impostare il nostro trigger. Io qua rimango con queste impostazioni perché io voglio che il trigger possa avvenire su tutti quanti i funnel, su tutti i funnel step, ok? Cosa che tu puoi fare di differenza se vuoi andare a selezionare diversi eventi per diversi funnel. Ad esempio, hai uno specifico funnel che traccia uno specifico evento, allora devi andare qui a selezionare quel funnel step che va a far scattare questo evento e lo vai a selezionare qui. Nel nostro caso non ci interessa tutto questo, possiamo benissimo andare ad utilizzare tutti i funnel e andare avanti. Quindi clicchiamo su continua. E adesso ci mostrerà la pagina di test, quindi qui andrà a testare se effettivamente la conversione funziona. Quindi clicchiamo su Test Your Trigger e ci dice: perfetto, abbiamo trovato un contatto. Ok, quindi questo è servito per far vedere a Zapier che attraverso l'account che noi abbiamo selezionato di ClickFunnel trova dei contatti. Ok, a questo punto clicchiamo su Continua e ci fa scegliere a questo punto la seconda azione, quindi che cosa deve fare una volta che ha trovato la nuova attività di contatto, ok, in ClickFunnels. Quindi banalmente semplifichiamo il discorso. Abbiamo trovato una persona che si è registrata a una nostra opt-in page creata su ClickFunnels, quindi si è andata a creare, ok, un lead in ClickFunnels. A questo punto noi dobbiamo andargli a dire di creare anche la conversione tramite Facebook Conversion. Perfetto. Che evento vogliamo andare a far scattare? Allora, qui noi abbiamo selezionato, cioè abbiamo creato questo zap per andare a tracciare l'evento lead. Però in questo caso specifico io voglio farvi vedere gli altri eventi, che è un evento più custom dove noi possiamo andare ad inserire anche il lead, ma mi serve farvi vedere anche quali sono le possibilità aggiuntive che noi possiamo andare ad inserire all'interno del nostro evento di conversione. Quindi selezioniamo Send Other Event e andiamo avanti. Qui ci fa scegliere l'account. Questi sono gli account che noi abbiamo già registrato e quindi connetti account. E qui ce lo fa scegliere direttamente così. Quindi andiamo a selezionarlo. Continuiamo. E qui ci chiede di iniziare a selezionare le azioni. Quindi clicchiamo su questo primo e andiamo a selezionare l'azione website. Business account ci va a chiedere su quale account dobbiamo andare a registrare queste informazioni. Io ho questo business manager di prova, okay? E ci chiede anche il pixel. Andiamo a selezionare il pixel che abbiamo appena creato. Conversion API test. Ok, scendendo in basso, qui ci chiede le informazioni dell'evento. Quindi qui possiamo selezionare l'evento di nostro interesse. Noi ovviamente abbiamo deciso che vogliamo tracciare i lead e quindi l'evento sarà evento lead. Event time possiamo lasciarlo in bianco. Questo ci sta dicendo semplicemente ogni quanto io devo far scattare questo evento. Il nostro obiettivo è quello di farlo scattare ogni volta che lo zap principale scatta. Quindi in questo caso dobbiamo lasciare tutto quanto in bianco. Qui possiamo lasciare ancora in bianco, non ci interessa. Test event code. Quindi in questo caso torniamo sul nostro business manager e andiamo a copiare questo test in basso, quindi copia il testo negli appunti e andiamo ad incollare qui.
Perfetto. Anche qui possiamo lasciare tutto quanto in bianco, non ci interessa, e arriviamo sulle informazioni del nostro potenziale cliente. Qui è importante andare ad inserire tutte le informazioni che a noi interessano, quindi tutte le informazioni che noi andiamo a raccogliere le dobbiamo andare ad inserire qui. In questo caso specifico io non mi metto ad inserire tutte le informazioni, ma è realmente molto semplice, basterà selezionare qui email e trovare il campo email, ok, tra i campi di ClickFunnels che noi andiamo a creare, ok? Quindi è veramente molto semplice, basterà farlo per tutti quanti i campi che noi interessano. Un altro importante campo che noi dobbiamo andare ad inserire è il client IP address, questo qui lo andiamo ad inserire. Basterà cercare qui IP e andiamo ad inserire. Perfetto. Per il resto non ci interessa in questa fase di test. Ovviamente voi andate a riempire con tutto quello che vi interessa. Quindi se voi andate a registrare anche il numero di telefono, il nome, cognome, la città, qualsiasi cosa, l'andate ad inserire direttamente all'interno di questa schermata. Ed ecco arrivati quindi alla custom data. Questa è una sezione che non ci sarebbe stata se avessimo selezionato invece evento lead. Questo io voglio farvela vedere come cosa aggiuntiva nel momento in cui ad esempio volete far tracciare al vostro conversion API anche un evento di conversione acquisto, e quindi quella conversione acquisto ha un valore, ok? Il valore lo andiamo ad inserire qui nella prima schermata value e andiamo ad inserire un valore numerico di quanto vale per noi questa conversione, ok? Quindi io in questo caso andrò ad inserire un numero a caso, ok? Non riferito al mio lead che vado ad acquisire, ma ad esempio ipotizziamo che io invece di acquisire un lead sto acquisendo un cliente che ha acquistato un mio prodotto da 1000 euro e basterà inserire il valore in questo modo, quindi 1000.0. A questo punto qui ci chiede anche la valuta e io vado a inserire euro. Se ovviamente la vostra valuta è differente andate a modificarla e andate a inserire la valuta corrispondente, se è dollari inserite dollari, se è yen, se è dirham, quello che avete lo inserite direttamente qui dentro. Ok, poi anche qui content ID, content name, content category sono dati che voi potete inserire custom, ok? Ad esempio potete inserire dei dati su che tipologia di prodotto hanno inserito, un ID se avete a database magari un ID per quel determinato prodotto, quindi se magari il vostro gestionale assegna un ID ai vari prodotti, qui potete andare ad inserirlo in modo tale da potervelo trovare anche poi dopo in fase di analisi dei vari dati, ok? Perfetto, una volta fatto tutto questo basterà cliccare su continua. Qui adesso nuovamente lui testerà se tutto quanto funziona. Basterà andare giù e facciamo testa e continua. Perfetto, un evento è stato mandato su Facebook Conversion appena adesso. Perfetto, una volta creata quindi questa integrazione, qui infatti sulla gestione eventi vedete che è scattato l'evento contatto, ok? Tramite server, metodo di configurazione, configurazione manuale e quando. Quindi questa è la ricezione del test che abbiamo creato. A questo punto non ci serve altro che cliccare su Turn on Zap, quindi attivare lo Zap. A questo punto l'integrazione è completa. Zapier ci conferma che il nostro Zap è online e non dobbiamo più fare niente. Quindi questo è un metodo molto veloce, molto facile, molto pratico per inserire il vostro conversion API su ClickFunnels. Spero che questa lezione vi sia stata di aiuto. Ci vediamo nelle prossime.